No, 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 no. Sigla. Welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super disgustosissimo video assaggi snack giapponesi. Ebbene sì, perché se non mi è stato sullo stomaco il pranzo di oggi, in cui ho mangiato una fantastica polentina con la caponata, ho deciso bene di farmi stare sullo stomaco il dopo pranzo con una fantastica box piena zeppa di snack giapponesi, sia dolci che salati, offerta gentilmente dalla Dagashi Box. Io adesso non so in che stato sono questi snack, perché questa fantastica box è tipo 4 mesi che gira nel mio frigorifero. Me l'avevano mandata a giugno, e a giugno ero via in vacanza, quindi non ero riuscito ad aprirla. Poi c'è stato luglio, e luglio praticamente cosa è successo? E chiedi uno, perché comunque questi video assaggi è anche bello farli in compagnia, no? Comunque vedere le reazioni anche magari delle persone che lo fanno insieme a te. Ho chiesto al mio ragazzo, ma no, è giapponese, no, che tipo, no. Maledetto! Poi gliel'ho chiesto a mia mamma e mi fa... Sì, però non sono pettinata bene per fare il video, insomma, voi sapete un po' come sono le mamme. Insomma, mi sono ridotto a fine di settembre, con questo bel freschino, con queste giornate un po' cupe, a farlo da solo insieme a voi. Perciò vedrete le mie reazioni single. E cominciamo. Allora, innanzitutto questa Dagashi Box la trovate sul loro sito web, che vi lascio giù nell'info box. E prima di cominciare, mi raccomando, se siete... sono già preoccupato per quello che andrò ad assaggiare. E prima di cominciare, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un bel like a questo video di incoraggiamento. E se siete nuovi e volete far parte anche voi della Swir Family, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. E adesso bando alle ciance, visto che tra un'ora devo andare anche a fare shopping, sia per me stesso che anche per qualcosina da comprare per aprire insieme a voi sul canale, direi di muoverci. E la prima cosa, è bellissimo, in allegato vi danno anche innanzitutto il gadget, quando vi arriva insomma la Dagashi Box, questa spilla con su scritto Dagashi Box, poi un adesivo, così, un po' Japan, un altro piccolo adesivo gold, quindi carino, però è molto caratteristico, un origami, che questa cosa qua è la cosa più bella, guardate, un origami così. Adesso andrò a rompere l'origami minimo, però è tipo quegli origami fatti bene, fatti giusti, a regola d'arte, una cartolina su questo boys, un altro adesivo sponsorizzato da Dagashi Box, e poi questo qua che sembrerebbe un giornalino antico, non è altro che un diciamo opuscolo che vi pubblicita insomma tutto quello che potete trovare all'interno. Poi cosa giustissima, anche le avvertenze per le allergie, quindi tutto quello che si trova all'interno di certi snacks, e poi questo fantastico gioco da tavolo. Pronto, presenza, via. Il primo snack che voglio, proprio che mi rovinerà sicuramente la giornata, è questo, quello più curioso di tutti, che ho detto oh my god che schifo, ed è questa specie di cosa gelatinosa che io spero essere alla Coca-Cola. Ma la cosa che mi preoccupa di più è che c'è tipo un polipo, cioè, quindi sicuramente mi starà sullo stomaco. Non ha... No, tipo puzza di pesce. No. Non ci siamo. Questa qua è proprio bocciatissima, raga. È pesce. È pesce gelatinoso, è pesce boh, a qualcosa di strano. Devo cambiare assolutamente il sapore. E proviamo col secondo snack. Queste patatine dovrebbero essere simili alle fried potato, quindi alle patatine fritte. Allora, sono a forma specie di patatine fritte da McDonald's. E... buone. Super mega... Oh mio Dio. Non rispettano proprio fedelmente il sapore delle patatine fritte, però ci siamo. Poi, all'interno di questa Dagashi Box potete trovare anche dei giochini. Un cookies, questo qua lo tengo per la fine per addolcirmi, perché so che mi piace.
E poi qua cominciamo. Oh mio Dio, dei frizzi pazzi in versione giappo, che devo assolutamente assaggiare. Facciamo un mischiotto oggi di cose. Allora, sono... Oddio, sembrano tipo pezzettini... Allora, sembrano pezzettini di vetro. Non so se li vedete. Ve lo faccio vedere, quello più grosso che mi è venuto in mano. Sembrano pezzettini di vetro e... Oddio! Sentite. No, io adoro. Poi, una specie di Kit Kat alla fragola, super rosa, super pink. Vediamo. Rosa. Sì, si fa per dire. È un rosa molto, molto sbiadito. Tipo sembra color cagottino. Proviamo. Buonissimo. Questo qua mi sa che l'avevo già assaggiato in un vecchio video, assaggi snack giapponesi. Poi, pensiamo. Vediamo se mi viene in mente. Oddio, questo! Allora, questo qua sicuramente l'avrete già visto in altri canali YouTube, perché è uno snack giapponese che va molto di moda. Sì, oddio. È tipo questo canolicchio qua. Rotondo. Confezione fantastica. E guardiamo. Dovrebbe essere un biscotto. No, questo qua è una patata. Sì, è una patatina con all'interno, se non sbaglio, un... No. Avete presente le Dixie? Uguale. Però in versione tipo snack. Poi, in questo che non lo apro, perché mi dispiace, perché è un chupa chupa lecca lecca, c'è quei tipo diamanti, insomma quegli anellini che voi ciucciate, perché è tipo sono lecca lecca alla fragola. Poi questa caramella, sì, dovrebbe essere una caramella a forma di Hello Kitty. Questa qua è bellissima, dovrebbe essere alla mela verde. Questo l'ho già assaggiato, è il budino. È il classico budino, che ci sono anche della Haribo, però è rivestito da questa. Ma è un mochi, alla fine è un mochi, però in versione caramellosa. Buono, un po' pesante, però buonissimo. Questo snack di Doraemon, insomma dedicato a Doraemon, che adesso voglio vedere di cosa si tratta. Anche se secondo me, sì, sono cicche queste. Cicca allo yogurt barra latte. Difatti. Sì, allora sono due cicche, se non sbaglio. Proviamo un pezzettino, dopo posso anche sputarla. È una cicca. Ok, poi andiamo avanti con i nostri snack giapponesi. Voglio assaggiare questi, che non si capisce bene cosa sono. C'è solamente questa... topicicoso. C'è solamente questa bambina che saltella un po' disagiatamente, cercando una gioia nella sua vita. Ok, guardiamo. Cosa sono? Sono delle cialdine, secondo me, che sanno di pollo, perché l'immaginetta tipo fa vedere il del pollo. Buone! Sono specie delle patatine. Si sanno di un pollo un po' troppo speziato, secondo i miei gusti, però buone. Invitanti. Una tira l'altra. Una tira l'altra. Poi... Heart Chipotle, delle patatine a forma di cuoricino. Guardiamo. Sì, vabbè, cuoricino, si fa per dire. Il mio cuore è per voi. Sì, oddio. Anche esse che sanno tipo un po' di carne, un po' di pollo, un po' un mischiotto che fanno i giapponesi. Poi, semplici caramelline alla fragola, che lascio un attimo in parte. Questo, dove ci sono dei giapponesini in festa, in questa confezione bianca. Guardiamo subito di cosa si tratta. Oddio, sembrerebbe uno snack salato. Ah, super piccante. Neanche l'acqua mi sono portato qua. Buono, invitante, uno tira l'altro, ma sono super 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 piccanti. Poi qua dovrebbero essere delle caramelline all'uva. Guardiamo. Oddio, che profumo di uva fantastico.
Infatti sono delle caramelline all'uva semplicissime di gomma. Anzi, è proprio raffigurato nella caramella là, il grappolo d'uva. Queste, secondo me, sono delle patatine a forma di Saike Bon. Avete presente quegli spaghettini giapponesi che vanno un sacco di moda e vendono anche nei nostri supermercati? Guardiamo. Difatti, sono questa specie di Saike Bon, però in versione patatina. Che buoni! Sono frutticarelli. Poi andiamo avanti. Cos'è questa cosa? C'è un re felice. Io non so cosa hanno da essere così felici, perché la maggior parte di questi snack veramente bisogna avere un sacco di fame per mangiarli. E se non sbaglio sono dei biscottini. Guardate, biscottini classici ripieni di... ripieni. Sì, ve lo dico io di cosa? Di quella cosa che loro, tipo i fagioli dolci, che da loro vanno un sacco di moda e lo mettono dentro in tutti i dolcetti insieme a tutte le brioche. Poi, queste sono cicche tipo in versione burn, tipo quelle bibite energetiche tipo la Red Bull, eccetera. Poi... ah ok, poi c'è questo tipo caramella, credo, che dovrebbe essere una caramella, quelle frizzantine lunghe a striscia alla Coca-Cola. No, sto sbagliando. Sì, è la stessa roba, solo che da loro, oh mio Dio, super appiccicosa. Vedete, solo che da loro le mettono incartate così e non hanno gli zuccherini. Assaggiamola, ovviamente. Un po' insipida perché non ha sugli zuccherini. Poi... mischiamo ancora, andiamo ad assaggiare questi che sembrerebbero dei pistacchi. Sono pistacchi buoni, sono arachidi pistacchiose. Poi ci sono queste caramelline, che sono caramelline semplicissime, però all'interno di una cialda tipo quella del gelato rosa, e sono caramelline tutti frutti, ancora cicche. Quelle là erano in versione, diciamo, Doraemon, e queste qua sono in versione emoji. E sono al gusto, non ve lo dice, ve lo dico io, quindi apriamole, al gusto cola fragola, sì, infatti è quella qua, marroncina e rossina. Questo qua non è giapponese, cioè secondo me è tipo un arabo. Guardiamo di cosa si tratta, confezione piccolina. Cos'è? Una patatina. Al curry, buonissima, cicche all'uva. Io non so perché questi giapponesi mettono uva ovunque, non sanno che l'uva fa andare al gabinetto. Poi un classico panino caramelloso hamburger, questi qua li vediamo anche da noi in Italia. Caramelline fruttose specie Tic Tac, che non assaggio. Poi andiamo avanti, ho ritrovato finalmente in mezzo a tutti questi dolci questo, che non so di cosa si tratta. Secondo me è un biscotto dolce, minimo sarà un agglomerato di pesce, e voglio assaggiarlo immediatamente. Sembra un super mega biscottone. Sapete che cos'è questo? È un marshmallow. È un marshmallow cotto. Sembrerebbe un marshmallow proprio cotto sul fuoco e poi ingustato. Buono, mi piace, soffice, però al tempo stesso scrocchiarello. Questo non so di cosa si tratta, c'è scritto, è tipo in questa lattina qua, che sembra della Coca-Cola, con su scritto mini sour, e andiamo ad aprirla. Ah ok, sono dei confettini bianchi, così. Un'altra confezione di cicca ciccose, però secondo me ha la menta polare perché c'è il pinguino che tremarella. Altri mini confettini alla menta, mints. Una gelatina così, fatta così, bellissima, che adesso andiamo subito a provare, perché secondo me sono quelle gelatine che idratano, quindi che tipo sembra anche diano qualcosa di bere, di dissetare.
all'uva, ovviamente, perché all'uva loro non l'abbandonano mai. Buona. Sembra di mangiare il mosto dell'uva. Buonissima. Poi, ovviamente, per restare in tema, un'altra caramella ciccosa alla fragola, all'uva, scusate, non vorrei mai che si offendessero. E poi in questa bottiglietta, che io non assaggerò mai perché non mi fido assolutamente, ci sono dei granellini con su scritto Bubble Sour. E infine questi biscotti ripieni, io credo alla Coca-Cola. Cioè, perché qui in parte c'è un bicchiere di Coca-Cola. Guardiamo. Allora, sono pure tanti, Baileys. Sono la Coca-Cola. Sì, raga. Sembrerebbe una Coca-Cola misto caffè. E infine, per dissetarci, andiamo a provare questa bibita bibitosa all'interno del gelatino. La mia forbice d'oro trovata. E pronti? No. Ma cos'è? È gelatinosa, guardate. Buona ma gelatinosa. E quindi niente, questa qua erano gli assaggi snack disgustosi dal Giappone, by Dagashi Box. Io spero che questo video vi sia piaciuto, perché se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like di incoraggiamento, e se siete nuovi e volete far parte anche voi della Zuir Family, mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube. Inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, quindi Instagram, e qua sotto vi lascio il mio nickname Zuir Flash Vanilla, e anche sul mio profilo TikTok. Io per adesso vi mando un super bacio giapponese a tutti, e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video. Ciao!